Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Mr. Hobby e oggi vedremo l'unboxing del Parlot Anafi, il mitico trecentino o qualcosina in più della Parlot. Questo in particolare mi è stato regalato dall'assistenza Parlot perché ho usufruito della garanzia in merito allo smarrimento del mio Parlot disco per motivi tecnici. Quindi il drone per problemi tecnici è volato via e quindi io non l'ho più ritrovato, nonostante abbia girato un'intera settimana alla ricerca dello stesso. Quindi con mio stupore, in pratica, l'assistenza della Parrot mi ha regalato, io dico regalato perché non l'ho pagato, un bellissimo Parrot Anafi, il mitico drone 4K di Parrot, che come tutti sappiamo è ricco di funzionalità per fare le riprese video e fotografie. Bando alle chiacchiere, vediamo nello specifico l'unboxing di questo drone. Ecco ragazzi, davanti a voi, insieme a voi, tolgo i sigilli della Parrot. Oh, quanto mi piace rompere i sigilli. Oggi non ho l'arma del modellista, ma ho il cacciavite del modellista. Togliamo il cacciavite di mezzo, ricapovolgiamo la scatola e procediamo con questo unboxing. Se si apre, wow, spettacolare. Ok, come apriamo lo scatolo possiamo vedere l'astuccio che contiene il drone, spettacolare, di ottima fattura, con la scritta Parrot in rilievo. Dopo abbiamo la manualistica, la riponiamo al suo interno, abbiamo le eliche di ricambio, otto eliche di ricambio, quindi un cambio, compresi di chiavetta a brugola o meglio a stella per l'installazione. Li poniamo un'altra volta al suo posto, andiamo a prendere il suo controller, lo Sky Controller del Parrot Anafi, poniamo lo scatolo così. Questo in pratica per accendersi non ha il pulsante on off, ma bensì bisogna aprire l'antenna in questo modo. Aprendo l'antenna, che funge anche da supporto per lo smartphone, il radiocomando, o meglio lo Sky Controller, si accende, non trova il drone, quindi lampeggia di rosso. Gli stick sono abbastanza comodi. Su questi stick non è presente il pulsante come per lo Sky Controller 1 del Bipo, infatti non sono cliccabili. Abbiamo il tasto di ritorno a casa, il tasto di decollo e di atterraggio. Sulla parte posteriore del radiocomando abbiamo la presa USB, abbiamo il tasto per lo zoom, il tasto per scattare foto e video, il tasto per spostare l'angolatura, l'angolo di ripresa della camera, del gimbal, quindi andiamo giù col gimbal, andiamo su col gimbal, perché il Parrot Anafi ha la particolarità che nessun drone ha, cioè di portare la sua camera a riprendere superiormente adesso, quindi riprende anche sopra, così. Abbiamo il tasto di ritorno al centro del gimbal, della camera, e tutte le restanti funzioni, che ne sono tantissime, che dopo vedremo nei prossimi vlog, ce le abbiamo mediante l'applicazione del telefono. Riponiamo qui il radiocomando, lo spegniamo chiudendo la sua antenna e andiamo a unboxare il mitico Parrot Anafi. Ecco ragazzi, eccolo qua,
È leggerissimo, ragazzi. È leggerissimo, fa impressione quando è leggero. Riponiamo qua un istante. Abbiamo il cavo USB micro. No. Abbiamo il cavo USB con l'altra presa che non ricordo il nome, scusate. Questa cosa qui. Quindi dobbiamo comprare il cavetto USB per il telefono, per lo smartphone, che sia iPhone oppure Samsung. Abbiamo la micro SD, quindi Parrot ci fornisce la micro SD completa del suo adattatore. Praticamente, a differenza degli altri droni che hanno il supporto per il gimbal per tenerlo fermo, Parrot ha ben pensato di crearlo direttamente all'interno del suo astuccio porta Parrot Anafi. Quindi quando noi andiamo a inserire la Anafi dentro il suo astuccio, il gimbal si blocca automaticamente mediante le sue protezioni. Ora andiamo ad estendere i suoi bracci. Eccolo qua, ragazzuoli. Ecco il Parrot Anafi. Ragazzi, è veramente piccolo. Ok ragazzi, l'unboxing del Parrot Anafi è terminato. Vi invito a iscrivervi al mio canale così da restare aggiornati sui miei prossimi video. Mi raccomando, spuntate sulla campanellina perché seguiranno altri vlog in merito alle funzionalità di questo drone. E ne sono tantissime, ve lo assicuro. Quindi è inutile che le spieghiamo tutti in un solo video, che risulterebbe troppo lungo, quindi vi annoierebbe, tra virgolette. Vi rimando al mio prossimo vlog in merito a questo drone qua, quindi direttamente sul campo, in merito alle sue funzionalità e qualità. Ok ragazzi, ciao a tutti da Mr. Hobby, iscrivetevi al canale, ciao!